Amen, alleluia. Che tutti quanti questa sera possiamo entrare nel luogo santissimo, alleluia. E questo oggi è possibile perché, come abbiamo cantato, entrerò con il sangue dell'agnello, alleluia. Come appunto Giovanni Battista ha detto di Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Perché? Perché appunto Gesù sarebbe stato poi crocifisso, quindi avrebbe versato il suo sangue sulla croce. Ed è proprio il sangue, come il Signore ci ha spiegato tante altre volte, è il sangue quello che purifica, alleluia. Cioè, perché l'elemento espiatorio, amen, gloria a Dio. Infatti, come dice l'Apostolo Pietro, non siamo stati comprati né con oro né con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Allora, amen. Appunto perché il sangue di Gesù ci ha purificati, amen, dai nostri peccati. Chi crede in Gesù veramente col cuore, con l'anima, nel momento in cui, vedete, crede, accetta Gesù e non dovesse avere il tempo di battezzarsi, quindi già si è salvati, amen? Perché in quel momento, nel momento in cui si accetta Gesù, vuol dire accettare Lui e quello che Lui ha fatto, amen? Gloria a Dio. Perché se non si accetta Lui, se non si crede in Lui, non si crede chiaramente in ciò che Lui ha fatto. E allora, se tu non credi in ciò che io ho fatto, dice, è meglio che chiudiamo qui. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, è importante che ogni credente del presente, del passato ed anche del futuro accettino, credano in Gesù Cristo, nell'opera che Lui ha compiuto, cioè non nei miracoli che Lui ha fatto. Perché i miracoli, fratelli, tutto sommato il Signore ce li fa fare pure a noi, o no? Fratelli, guardate, se io in verità, vi dico in verità, che se io potrei scrivere un libraccino, certo non un libro, no, ma un libro con tutti i miracoli che il Signore ha fatto tramite me, io lo potrei scrivere, tutti i miracoli, elencarli. Quindi, perché effettivamente, vedete, come, ripeto, il ladrone sulla croce. Il ladrone sulla croce, vedete, lui non ha avuto il tempo di battezzarsi, ma perché non ha avuto il tempo di battezzarsi, perché il comandamento è: predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto nel sacrificio di Cristo, quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto, dice, sarà condannato. È scritto negli Evangeli, fratello, questo quindi non sono cose che ci inventiamo noi. Amen, gloria a Dio. Ecco, quindi, ora, nel luogo santissimo, noi oggi possiamo entrare, ecco, per il sangue dell'agnello. Perché? Come ha detto Giovanni Battista appunto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi che voleva dire il peccato dal mondo? Che pulsiamo munno? No, il peccato dal mondo dei credenti, di tutti coloro che avrebbero creduto nel sacrificio di Cristo. Amen? Perché nell'istante in cui si, però vedete, un pizzico di ammaestramento, di conoscenza ci vuole, perché altrimenti come si può credere in ciò che non si conosce? È giusto o no? Quindi allora ecco perché viene predicato l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora il cantico che abbiamo cantato appunto dice fammi entrare nel luogo santissimo, perché nel luogo santissimo non poteva entrare nessuno, soltanto il sommo sacerdote del Vecchio Testamento, no? Soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno, ecco. Attenzione, e doveva entrare, vedete, con del sangue, in una bacinella. Doveva entrare, quindi, in questo luogo santissimo, come ho spiegato, o meglio, il Signore mi ha fatto spiegare che Lui l'ha spiegato a me e poi mi dice di spiegarlo agli altri. Ma ecco, per chi non lo sapesse, diciamo, il Tempio di Gerusalemme è stato costruito così proprio con il luogo santo e il luogo santissimo, che era praticamente come un capannone, una stanza rettangolare. Amen?
In questa stanza rettangolare, se non vado errato, vediamo se mi ricordo in questo momento, mi pare che era 3, dunque 20 e 10, sì, 30, 30 cubiti, quindi era, vediamo un po', 20 per 10 il luogo santo cubiti, 20 per 10, amen? Quindi un cubito era mezzo metro, circa, dice, mezzo metro, quindi 20 cubiti, allora era, il luogo santo era, ripeto, era sta stanza rettangolare, no? Quindi 15 metri, in totale 15 metri, amen? Per 5 metri di larghezza. Allora, 10 metri per 5 era il luogo santo. 5 metri per 5 metri era il luogo santissimo. E nel luogo santissimo si trovava l'arca, l'arca del patto. Amen? L'arca. Dentro la quale c'erano le leggi che il Dio aveva dato a Mosè, i 10 comandamenti erano. In più un omer di manna e la verga di Aronne che il Signore aveva fatto fiorire. Amen? E allora lì solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno. Amen? Gloria a Dio. E allora, prima di entrare lui nel luogo, quindi in questo 5 metri per 5 metri, il luogo santissimo, lui si doveva formare nel luogo santo, dove c'era, vedete, anche l'altare dei profumi, alleluia. E allora, poi lui, vedete, con il sangue della vittima che aveva immolato per lui e per il popolo, con quel sangue, una parte di quel sangue, lui entrava nel luogo santissimo e aspergeva i corni, alleluia, dell'altare prima, e poi nel luogo santissimo aspergeva l'arca. Amen? Gloria a Dio. Quindi a questo punto noi vediamo che prima di entrare, quindi nel luogo santissimo, lui entrava nel tabernacolo, quindi nel luogo santo, dove c'era l'altare di bronzo. Ecco, come abbiamo cantato, mi avvicino all'altare di bronzo, bramo vedere il tuo volto, vado avanti tra la folla e da sacerdote canto, ho fame di te, o mio Signore, ascolta il grido del mio cuore, fammi entrare nel luogo santissimo, entrerò con il sangue dell'agnello. Allora, vedete, entrerò con il sangue dell'agnello, perché voleva dire, in poche parole, questo cantico ha preso spunto sul tabernacolo, il luogo santo, il luogo santissimo, e quello che il sacerdote doveva fare per poter entrare nel luogo santissimo dove si trovava l'arca, e lì una volta, ripeto, all'anno doveva offrire questo sacrificio, questo sangue per la purificazione di tutta quanta la nazione. Alleluia. Allora, con Gesù, ecco l'agnello, alleluia, con Gesù ora il sacerdote non ha più valore di esistere. Perché? Perché quella era una figura del vero, di ciò che era la realtà, la verità che si doveva realizzare appunto con la venuta di Cristo. Ecco il motivo per cui, altrimenti che motivo aveva Giovanni Battista di dire ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo? Sarebbe stata una frase senza significato. Invece no, aveva un profondo significato per dire guardate che adesso non più sacrifici di agnelli, di torelli, il sangue sparso di tante vittime. Ora ecco l'agnello. Amen. Ora ecco
il vero di ciò che era stata la figura del vero nel Vecchio Testamento. Amen, gloria a Dio, alleluia. E come dice appunto l'Apostolo Pietro, noi siamo stati, dice, riscattati non con oro né con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Allora, se noi siamo stati riscattati col prezioso sangue di Gesù Cristo, possiamo entrare nel luogo santissimo, perché ci presentiamo lì con il sangue dell'agnello. Amen, gloria a Dio. Quindi noi momentaneamente, anche se fisicamente non possiamo, perché i tempi non si sono ancora compiuti, il tempo non si è compiuto, quindi il piano di Dio non si è realizzato nella sua pienezza, quindi però noi oggi che abbiamo cantato anche questo cantico, vedete, allora questo cantico cantato da noi credenti che siamo stati lavati e purificati col sangue di Gesù, quindi la nostra voce, il nostro canto ha superato il luogo santo ed è entrato nel luogo santissimo, cioè alla presenza dell'Eterno. Perché? Perché le nostre vite, le nostre persone, la nostra voce è stata purificata col sangue dell'agnello. Amen, gloria a Dio. Spero di essere stato chiaro. Se non sono stato chiaro per voi, per me sono stato chiaro, sapete? Come non vai contenta a casa? Allora, vogliamo leggere nella prima epistola di Pietro, capitolo 1. Vedete, il Signore, per mezzo dell'Apostolo Pietro, ci ha fatto un po' un riassunto di quello che il Signore ha fatto e di quello che noi dobbiamo fare. Perché, vedete, non è che il credere in Dio si ferma soltanto nel credere in Lui e basta, perché il Signore Lui ha fatto e noi come figli Suoi dobbiamo anche fare. Alleluia. E vedete, il Signore ci dà da fare sia le cose materiali che le cose spirituali, perché le due cose camminano assieme. Dici, perché camminano assieme? Perché noi siamo formati di corpo e di anima, quindi di spirito, è giusto? Quindi, grazie a Gesù. Perché il Signore ci ha fatto due gambe e pure due piedi? Che c'è una domanda a noi? Voi ci pensate, se il Signore ci avesse fatto con una gamba, noi non avremmo potuto camminare, no? Siamo andati a salutare, no? A fare piccole salti, è vero? Vedete, quindi, che il Signore ci ha fatto due gambe perché sono indispensabili per il nostro corpo. Amen, gloria a Dio. E allora, quindi una sola gamba diventerebbe incapace, quindi, quindi l'altra gamba rende completa la nostra persona per poter camminare. Amen, gloria a Dio. Allora, ora, il nostro corpo e il nostro spirito sono la stessa cosa. Se il Signore ci avesse creati soltanto corpo, è come se ci avesse creato una gamba. Invece, ecco, corpo e spirito completano il nostro essere, come tutte e due le gambe completano, diciamo, il nostro corpo per poter camminare. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi, vedete, allora, non bisogna trascurare la parte spirituale. Perché se noi trascuriamo la parte spirituale, la parte materiale ne subisce danno. Alleluia. Quindi le due cose vanno sempre assieme. Alleluia. Come per dire, vediamo, mi è venuto, il Signore mi ha dato questo esempio da portare. Se noi non fossimo andati a scuola, avremmo potuto leggere stasera?
Quindi, vedete, lo studio è oggi come oggi indispensabile, non dico proprio, però, gloria a Dio, perché ci insegna, perché vedete,